Trump se ne pentirà. Hamas chiama una nuova intifada. Taglio nella tisana, arrestato il nipote. Lavoro in crescita. Istat, 79.000 posti in più, ma solo a termine. Dopo la decisione degli Stati Uniti di riconoscere Gerusalemme come capitale di Israele, Hamas chiama a una nuova intifada. Trump si pentirà della sua decisione, ha tuonato il leader del movimento islamico. E mentre tutto il mondo arabo è in fibrillazione, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite si riunirà domani a New York per discutere sulla storica decisione americana. E da Israele il premier Netanyahu esulta, era ora, e annuncia che altri paesi seguiranno la scelta di Donald Trump. Avrebbe premeditato l'omicidio di tutta la famiglia con l'accusa di triplice omicidio volontario dei nonni e della zia e tentato omicidio di altri 5 familiari. I carabinieri hanno arrestato un ragazzo di 27 anni ad Desio. Sarebbe stato lui, secondo gli inquirenti, a comprare via internet il solfato di tallio, un veleno topicida a lento rilascio, e ad averlo poi mescolato alla tisana artigianale che ha ucciso i familiari. La crescita del PIL spinge l'occupazione, facendo registrare nel terzo trimestre del 2017 un incremento dello 0,2% degli occupati rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Lo rende noto l'Istat, che evidenzia un aumento di 79.000 impiegati, dovuta però soprattutto a un ulteriore aumento dei contratti a tempo determinato. Una bomba rudimentale è esplosa all'alba davanti alla stazione dei carabinieri a San Giovanni, a Roma. L'esplosione non ha provocato feriti, ma solo danni al portone di ingresso. La procura ha comunque aperto un fascicolo contro ignoti, nel quale si ipotizza il reato di attentato terroristico. Questa era la nostra ultima notizia. Per ulteriori aggiornamenti potete collegarvi al sito della DN Kronos. Grazie per averci seguito e arrivederci.